Salve a tutti, il mio obiettivo di oggi è quello di creare un video tutorial su come creare una rana di carta e partendo da un semplice foglio formato A4 che sono quelli più facilmente reperibili. Ciò non toglie che si può realizzare anche partendo da altri formati di carta. E il prodotto finale saranno queste rane che vedete e che saltano, scappano via dal tavolo. E quello che vi consiglio inizialmente è quello di fare esercitazioni partendo da una superficie molto liscia. E nel mio caso sto utilizzando il tavolo e la prima operazione da fare è quella di piegare il foglio. Nel mio caso questo è un foglio formato A4 bianco. Pieghiamo il foglio in due parti, esattamente in due, precisa. Più siamo precisi nel fare questa operazione e più verrà precisa anche la rana successivamente. Dopodiché pieghiamo nuovamente il foglio in questo modo, cercando sempre di essere precisi, e schiacciate lungo il lato con il dito o con l'unghia. Più precisi siamo, più precisa sarà anche la rana. Piegate al contrario, fate di nuovo la stessa operazione schiacciando sul lato. Adesso, come noterete, qui rimane un'eccedenza di foglio che dobbiamo togliere. Non utilizziamo le forbici, ma utilizziamo le mani in questo modo. Schiacciamo sempre sul lato. Li schiacciamo sulla piegatina, più schiacciamo, più cede il foglio e più sarà facile strappare questo lembo. Vedete? Creiamo un primo strappo con le mani, poi mano a mano separiamo l'eccedenza dal foglio che ci servirà per creare la rana. Come vedete abbiamo ottenuto due quadrati perfetti. E adesso vi consiglio di posizionare il foglio in senso verticale. Pieghiamo nuovamente sulla linea che abbiamo già creato, in questo modo, verso l'interno. Poi pieghiamo nuovamente il foglio creando quest'altra schiacciatura qui al centro. La stessa operazione dobbiamo farla per l'altra metà. Vedete già, questo si piega verso l'interno, ma dobbiamo creare un'altra linea in diagonale qui. Schiacciamo col dito o con l'unghia. Con l'unghia a me viene ancora più preciso. E dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo piegare verso l'interno questi due lati del foglio. Fate in questo modo, con le dita. Schiacciate verso l'interno, poi aprite la parte alta e schiacciate dal centro partendo dall'alto verso il basso. Girate il foglio, dobbiamo fare la stessa operazione, identica a come abbiamo fatto prima. Schiacciamo verso l'interno il foglio, schiacciamo la parte alta verso il basso. Ecco qui, abbiamo ottenuto un quadrato. Come noterete qui abbiamo questi lembi che dobbiamo piegare in questo modo, che saranno le future zampe della rana. Vedete? Lembo in alto, schiacciate sempre col dito. Fate lo stesso per la parte inferiore, schiacciate col dito anche qui. Dopodiché giriamo faccia in giù la rana e dobbiamo piegare in questo modo il foglio. Cerchiamo sempre di essere abbastanza precisi nel fare le pieghe. Adesso abbiamo questa parte inferiore che la pieghiamo verso l'alto.
schiacciando qui. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo due taschine, una a destra, una a sinistra e una a destra. Quindi infileremo quest'angolo dell'embo nella taschina qui e faremo anche lo stesso con il lato sinistro. Dobbiamo andare a spingere qui nel taschino. Allora, dopodiché giriamo la rana sul dorso e dobbiamo rifinire meglio le zampine. In questo modo pieghiamo verso l'esterno, pieghiamo verso l'esterno, pieghiamo la parte bassa verso l'esterno, pieghiamo verso l'esterno anche quest'altra zampina. Le quattro zampine sono terminate. La rana non salta perché dobbiamo ancora fare un altro passaggio, vedete? Dobbiamo creare questa piega che gli permette di saltare. Recuperiamo la rana. Quindi dovete procedere in questo modo. Allora, tenete spinto sul tavolo questa parte bassa della rana e piegate verso di voi. Subito dopo fate una piega verso l'esterno, in avanti. Ecco, abbiamo ottenuto la piegatina. Quindi se premiamo sul sederino, la rana salta. Ovviamente poi potete decorarla come volete, potete disegnare degli occhietti, delle macchioline. Esistono anche fogli formati A4 già colorati, quindi magari potete fare già una rana di colore verde, potete farle carine anche di colore giallo, rosso, insomma potete sbizzarrirvi come volete. E se per voi questo video tutorial è stato semplice ed esaustivo, mettete un mi piace. Se volete fare dei commenti, potete commentare sotto il video. Vi ringrazio per avermi ascoltato e per la visione. E ci vediamo alla prossima realizzazione. Ciao a tutti.